Mi sono alzata alle 8:40. Ho fatto colazione al bar. Poi ho fatto rifornimento di benzina e mi sono recata al supermercato Conad al centro commerciale di Curno. Questo è stato l'ultimo appunto scritto nel suo diario da Stefania Rota, la badante di 62 anni trovata morta il 21 aprile scorso nella sua casa di Mapello, Bergamo. Secondo i calcoli degli inquirenti, il corpo della donna era abbandonato in salotto da oltre 2 mesi. Esattamente dall'11 febbraio, quando ha scritto l'ultima frase sul suo diario. Stefania sarebbe stata uccisa dal cugino di secondo grado Ivano Perico, ex agente di commercio nel settore della birra. Dai tabulati telefonici risulta che poco dopo essere tornata dal supermercato, alle 13:13, la donna ha avuto una chiamata con il cugino. I due hanno parlato al telefono per 9 minuti. Secondo la ricostruzione, dopo questa conversazione, l'uomo si è recato a casa di Stefania. Qui ci sarebbe stata una discussione, a seguito della quale Ivano Perico avrebbe colpito Stefania alla fronte con un martello e l'avrebbe poi strangolata a morte. Il 13 maggio, dopo l'arresto, Ivano Perico ha confessato: «Sì, l'ho uccisa io». Dopo l'omicidio, come ha spiegato il giudice nella sentenza di custodia cautelare, l'imputato chiamò di nuovo Stefania alle 14:36. Tuttavia, questa telefonata durò solo 5 secondi e fu il suo primo tentativo di depistaggio. Il giudice ha sottolineato che Perico aveva fatto tutto il possibile per ingannare gli investigatori. Stefania era figlia unica e non era mai stata sposata. Dopo la morte dei genitori, viveva da sola nella casa estiva di famiglia. Era una persona riservata e frequentava solo i cugini e qualche amica. Negli ultimi tempi si incontrava spesso con Perico, con il quale aveva avuto diversi dissapori in passato. I due abitavano a pochi metri di distanza e condividevano la passione per le passeggiate. Dal luglio del 2022 al febbraio del 2023, Perico aveva chiamato la cugina 109 volte. Per questo motivo, altri amici e parenti, insospettiti dalla prolungata assenza di Stefania, avevano chiesto notizie proprio a lui. Ma ogni volta, l'uomo rispondeva che Stefania era andata in Liguria con uno degli anziani di cui si occupava. «Un lavoro ben pagato», diceva. Ma gli importanti indizi raccolti dagli inquirenti non sono finiti qui. Dopo il ritrovamento del corpo, i carabinieri hanno notato diverse cose sospette. Innanzitutto, la porta di casa era chiusa, ma mancavano le chiavi. Anche le serrande erano chiuse, come se non ci fosse nessuno in casa. Mancavano anche la carta d'identità, la borsa e il cellulare di Stefania. Sul tavolo erano rimaste le buste della spesa e lo scontrino del supermercato, datato 11 febbraio 2023, ore 9:50. È stato ritrovato anche il diario della vittima, fermo proprio all'11 febbraio. Nelle settimane successive al reato, l'arrestato avrebbe regolarmente ritirato la posta di Stefania e avrebbe spostato l'auto della donna da un parcheggio all'altro, come se fosse stata lei a guidarla. Perico, tuttavia, non sapeva che la Ford Fiesta della cugina era provvista di un antifurto satellitare con il GPS. Confrontando gli spostamenti registrati dal satellitare dell'auto con quelli del telefonino dell'arrestato, è emerso che i due tracciati sono sovrapponibili. Al volante c'era lui, ha scritto il giudice. L'indagato è stato l'ultimo a vedere Stefania Rota l'11 febbraio, giorno dell'omicidio. E ha tentato di sviare le ricerche della donna da parte delle amiche, non solo dando false informazioni sul suo trasferimento, ma anche spostando la sua auto dalla sua dimora. Da tali indizi si trae il convincimento che l'omicidio è stato commesso dall'indagato, il quale era l'unico ad avere l'interesse di occultare il cadavere della donna. Perché Ivano Perico avrebbe ucciso Stefania? Secondo alcune testimonianze, i buoni rapporti tra la vittima e il carnefice erano apparenti, tanto che la donna scriveva sul suo diario queste parole: «Stai attenta a Ivano».
L'uomo in realtà nutriva rancore nei confronti di Stefania per motivi finanziari legati a una concessione edilizia. Gli screzi sarebbero scaturiti da alcuni problemi catastali riferiti a un capannone di proprietà di Stefania. Il magazzino era un tempo utilizzato come officina dal padre, un fabbro, e si trovava al confine con la casa del cugino arrestato. Attualmente è affittato da un'impresa edile. Ivano Perico avrebbe discusso con la cugina su questioni relative all'immobile. Tuttavia i dettagli non sono ancora stati resi noti. L'arrestato ha avuto anche una lite con il geometra che si occupava di una delle pratiche nel capannone per conto di Stefania. Il 3 marzo è scoppiato un incendio vicino all'ingresso principale dell'ufficio del geometra. In quell'occasione era stato visto un uomo sui 60 anni, claudicante, mentre versava un liquido infiammabile e appiccare il fuoco. La tanica potrebbe essere la stessa che i vicini avevano notato nella Ford di Stefania utilizzata da Perico dopo l'omicidio. L'arrestato non ha ancora rilasciato dichiarazioni chiare sul movente del delitto. Hanno detto i suoi avvocati Piero Pasini e Stefania Battistelli. Il nostro assistito era arrabbiato perché secondo lui aveva subito un'ingiustizia. In più era in difficoltà. Intanto ha ammesso di aver commesso il terribile gesto e ha promesso che a breve parlerà con il magistrato. Una vicenda orribile.